Ma io mi auguro che che si arrivi, diciamo, ad un punto di incontro per salvaguardare innanzitutto un sistema di garanzia per i cittadini. E la garanzia per i cittadini è quello, diciamo, di avere certamente dei processi che siano che nei tempi adeguati, ma soprattutto anche che però diano anche giustizia. E quindi bisogna evitare assolutamente che possano saltare decine di migliaia di processi. In particolare l'allarme, e per questo bisogna trovare una soluzione, riguarda soprattutto i processi e i reati che riguardano mafia, la criminalità organizzata, tanto più oggi che noi siamo per affrontare una stagione che è quella della messa a terra di tutti i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e dove quindi i controlli di legalità e ancora di più, diciamo, un lavoro anche preventivo sul pericolo di infiltrazioni anche della criminalità organizzata, diciamo, è davanti ai nostri occhi e soprattutto è già accaduto in passato, quindi a maggior ragione bisogna aumentare, e quindi anche su questo bisogna essere molto, molto cauti. Vi sono state già delle indicazioni da parte anche del Procuratore Nazionale Antimafia. Io penso che bisognerebbe, diciamo, su quello seguirla. Rimanendo sul merito.